Con Sandro Rodi, autore della pubblicazione Sulle ali della memoria, torniamo su questa importante iniziativa che ha visto coinvolte le scuole, gli studenti, ma non solo. È stata una giornata importante perché ha consentito a Francavilla non solo di conoscere un eroe della nostra città, ma è stata anche utile per commemorare insieme a centinaia di studenti degli istituti superiori una persona che ha scelto di morire per costruire la nostra libertà e la nostra democrazia, che sono valori fondanti e irrinunciabili della nostra Costituzione, tenendo conto che questo giovane contadino dal sud è diventato un patriota, un partigiano in Valseviore, provincia di Brescia. Io ritengo che Francavilla debba recuperare frammenti della propria storia, perché solo conoscendo la nostra storia possiamo condividere il presente, e soprattutto dobbiamo onorare chi ha deciso, ripeto, di dare la propria e unica vita per la democrazia e la libertà. Donato Della Porta, partigiano, è una figura che è stata scoperta un po' tardi a detta di molti. Sì, era una persona che non era conosciuta per nulla, anche se per onore di cronaca dobbiamo dire che Feliciano Argentina, nella propria pubblicazione Frammenti di vita vissuta, tra le voci partigiano ha nominato Donato Della Porta. Dobbiamo anche ricordare che Domenico Di Castri nel 1990, il 25 aprile, durante i festeggiamenti del 25 aprile, ha chiesto alla città di Francavilla di ricordare Donato Della Porta. Quindi per due volte due francavillesi hanno richiamato il nome di Donato Della Porta, ma è stato completamente ignorato. Ecco perché quella iniziativa del 9 dicembre, ma anche la pubblicazione che tutti possono avere a disposizione, serve, ripeto, a far conoscere chi prima di noi ha dedicato la propria vita per la libertà. È un motivo di più per ricordare il 25 aprile, che ultimamente soprattutto dalle nostre zone era caduto un po' in disuso. Io sono stato rammaricato con me stesso, perché per anni Francavilla ha festeggiato il 25 aprile senza chiedersi se un figlio di questa città avesse combattuto contro il nazifascismo. Questo è accaduto anche per la giornata della memoria, perché noi ricordiamo e valorizziamo milioni di persone che sono morti nei campi di concentramento, però non abbiamo mai tenuto in considerazione che 7 figli di questa città sono morti nei campi di concentramento. E una cosa che mi ha rallegrato, mi ha incoraggiato, meglio dire, è la presenza di centinaia di studenti che sono stati attenti, molti professori e molti dirigenti scolastici degli istituti superiori ci hanno chiesto per il futuro di incontrare gli studenti, di raccontare un frammento della nostra storia e soprattutto insieme ai ragazzi di attivare un percorso di ricerca storica, che è l'unica che può oggi dire come sono, quante cose sono avvenute sia in città, perché finisco, la pubblicazione dedicata a Donato Della Porta coglie l'occasione per raccontare episodi politici di questa città, perché non dobbiamo perdere di vista che l'olio di ricino non è stato dato in Toscana, in Emilia Romagna, a Roma, ma ci sono nomi e cognomi di coloro che sono stati costretti a bere l'olio di ricino. Ecco perché c'è una differenza totale tra chi è stato aguzzino e chi è stato vittima. I morti sono tutti uguali, dobbiamo avere rispetto umano, ma non possiamo dimenticare che ci sono stati coloro che sono state vittime e coloro che sono stati aguzzini.
Con Nicola Cavallo parliamo e anticipiamo le iniziative per il Natale 2014 a Francavilla Fontana. Sì, anticipiamo che già domani avremo alle 19 uno spettacolo veramente particolare al Castello Imperiali, si chiamerà Francavilla all'insù, ci saranno degli acrobati che si caleranno dalle guglie, dalle finestre, faranno degli spettacoli veramente belli da vedere ma soprattutto molto emozionanti. E poi nella sera di oggi, sabato, ci sarà l'inaugurazione dell'apertura dei mercati della Fiera di Natale su Viale Lilla. Si presume che ci saranno un sacco di visitatori, perché l'evento è stato comunque pubblicizzato a livello provinciale, nelle varie province, quindi sarà un colpo d'occhio per Francavilla, sarà un qualcosa di rinnovato per Francavilla. Poi stiamo provvedendo anche a finire di addobbare Francavilla con particolari luminarie, quindi entro i prossimi giorni vedremo una Francavilla totalmente diversa. Ovviamente nei prossimi giorni faremo anche la conferenza stampa per la presentazione dei vari eventi di Francavilla Fontana. Si chiamerà Francavilla e Natale, sulla falsariga di Francavilla Estate faremo Francavilla e Natale, quindi presenteremo, diciamo che in anteprima vi possiamo solo dire che ci saranno all'incirca 20-25 manifestazioni. Diciamo che sarà per i francavillesi e per i visitatori di Francavilla un Natale molto pieno di manifestazioni e divertentismo. Ecco, dell'assessore Cavallo, in questi giorni si parla molto, in bene e qualcosa anche in male. Che cosa risponde l'assessore? No, diciamo che non ho nulla da rispondere. Io sono prima di tutto un operaio prestato alla politica. La politica io credo che debba ritornare fra la gente e con la gente. A volte si fanno degli sbagli, per carità, forse la molta voglia di fare, perché io amo questa città, e quindi fare quello che è impegnarsi anche in qualcosa in più. Però diciamo che sono prima un assessore operaio, come sono stato apostrofato, e diciamo che la cosa mi va altro che bene, mi va benissimo che mi si chiami assessore operaio. Quantomeno non diamo l'idea di essere gente che vive sui piedistalli o sulle poltrone. Questo non lo faremo mai, non mi sentirò mai di farlo. Ovviamente la gente apprezza quello che si viene fatto da tutti noi, della giunta e dell'amministrazione, quindi non posso che dire che, come dire, nel bene e nel male purché se ne parli. Anche quest'anno, per la 29ª volta, migliaia di lampadine posizionate lungo il costone di Monte Rivolta, una delle colline che circonda la città di Fasano, disegneranno la grande stella cometa che, visibile a chilometri di distanza, brillerà dal 13 dicembre, indicando una delle iniziative più originali del Natale pugliese, il presepe stella sulla grotta. Si riaccenderà nel giorno di Santa Lucia, come da tradizione, simbolo di luce e protettrice degli occhi. Al centro della stella cometa, nella vera grotta che si addentra nel cuore della collina, sarà allestito l'artistico presepe con statue in grandezza naturale e utensili della civiltà contadina dell'Ottocento e Novecento pugliese. L'iniziativa è curata dal Comitato Stella sulla Grotta, presieduto da Giovanni Serri, ideatore della stella unica nel suo genere. Il presepe sarà inaugurato con la tradizionale fiaccolata che partirà dalla chiesa della frazione collinare di Laureto di Fasano il 23 dicembre. Non mancheranno i pellegrinaggi alla grotta, come quelli tradizionali della parrocchia di San Francesco d'Assisi il 28 dicembre e del movimento eucaristico giovanile il 3 gennaio. E anche una serata di presepe vivente con i personaggi interpretati dal gruppo Anspi Teatro di Fasano. Immancabile anche il concorso presepi, riservato alle realizzazioni di privati e associazioni che vorranno mostrare il frutto della propria arte. Effimeri tesori di Natale, il presepe. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata da Michele Clarizio, presidente del club di Francavilla Fontana per l'UNESCO, e Gianvito D'Aversa, presidente dell'associazione culturale Iris Media di Ostuni. Hanno organizzato un percorso natalizio tra presepi artistici e giocattoli antichi in alcuni comuni della provincia di Brindisi, in particolare nei comuni di Ostuni, Francavilla Fontana e Celia Messapica. A Ostuni, nella prestigiosa sede del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murcia,
Perugia meridionale è stata allestita una mostra del presepe del maestro agrigentino Vanedia. L'inaugurazione della mostra avverrà alle ore 18 di sabato 13 dicembre. A Celje Messapica, nelle sale a piano terra di Castello Ducale, è stata allestita una mostra di giocattoli antichi, dal titolo Alla memoria giocosa, collezione personale dell'architetto Pierluigi De Castro, per riflettere sul valore educativo e non solo ludico del gioco e del giocattolo. Nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana sarà allestita una mostra di presepi artistici e antichi, una mostra che vuole sottolineare l'arte presepiale manifestata nelle diverse forme d'arte. Domenica 14 dicembre alle 19.30 nella Chiesa della Madonna del Pozzo si terrà il concerto in canto natalizio 2014. Il concerto è stato organizzato dall'Associazione Musicale Antonio Le Grottaglie in collaborazione con l'Assessorato al Turismo del Comune di Ostuni nell'ambito delle iniziative tese a diffondere fra i giovani l'amore per la musica e a ricordare la figura di Antonio. La manifestazione sarà presentata da Ferdinando Saldussio e vedrà la partecipazione, fra gli altri, del coro dell'associazione, del coro dei bambini della scuola primaria San Giovanni XXIII di Ostuni e la banda della scuola media Manzoni di Cisternino. Pronto? Sì? Ex salottino? Sir, deve facciamo il film pornografico. No, mostrano le pupette e le battagliere, sì. Sì, con la nuova commedia, nuovissima, di zecca. Quante persone sono qui? Ah, sì, quanti siete voi? 20? E sì, fate presto perché a Natale debuttano pupette e le battagliere. È pieno a Natale, pieno. È pieno? Pieno. Gli altri giorni stanno sempre. Ah, sì, è perché le battagliere pupetta stanno il 26, San Stefano, il 27, il 28, ogni sabato e domenica è festivo, sì. Sì. Telefonando all'ex Salottino Teatro Bravo, il numero è 349 18 38 112. L'altro andrà in sovraimpressione. Ci potete anche trovare, non so, mezza un'anguilla, mentre state mangiando. Noi stiamo dappertutto. Ma tutto tu la dado. Allora va bene 20 persone, sì. D'accordo. Sì, fate presto perché davvero vanno a ruba. Sì. Senti, di al Cristiano di che cosa parla scusa, la commedia scusa delle battaglie. Scusa significa, cioè, noi ci vogliamo scusare da adesso per dopo che ci venite a vedere, che non lo so se vi piace. Se non vi piace, noi vi chiediamo scusa da adesso. Scusate, ma purtroppo quando è piccolino cadete dal suo passeggiolone, allora come che so, non funziona tanto la testa. Cosa si tratta? Dove si svolge questa commedia? Si svolge in un'agenzia funebre. Ma sì, sì. No, ma non svedono le cose, le tavole, le cose, è carina. Momenti drammatici a momenti di larità. Mentre stai lì per piangere o per ridere, cambi sì. Tutto. Perché ai funerali si ride, ai matrimoni si piange. No, ma io, chi guarderà questa intervista? Io penso che non verrà più al teatro. Sì, credo proprio di sì. Comunque, tanto siamo già pieni. Tu di alle persone, allora, devono venire. Non venite al Teatro Bravo perché noi non ci stiamo, va bene? E se non volete vedere la commedia scusa, venite al Teatro Bravo. Va bene? Ciao. Benvenuti a una nuova edizione delle Top News. Loris, il Jeep, Veronica, un'indole malvagia. Alimenti. Da oggi cambiano le etichette. Bari, incendio in una palazzina, un morto e tre feriti. Un'azione efferrata, rivelatrice di un'indole malvagia, è quanto scrive il GIP di Ragusa nell'ordinanza di convalida di custodia cautelare della donna accusata della morte del figlio di 8 anni, Loris Estival. Una misura giustificata dal fondato pericolo di fuga della donna. Intanto gli inquirenti hanno acquisito il cellulare di un'amica della mamma di Loris che la donna avrebbe avuto in uso per alcuni giorni e poi restituito.
più leggibili e più dettagli anche sulla presenza di ingredienti fonti di allergie. Così le nuove etichette per alimenti e bevande secondo la normativa europea da oggi in vigore. Garantire un'informazione corretta ai consumatori è una questione cruciale, ha detto il ministro Martina. Per questo in Italia vogliamo andare ancora oltre, in particolare sull'origine delle materie prime. Un morto e tre feriti a Bari per un incendio scoppiato in una palazzina del centro. Le persone colpite fanno parte dello stesso nucleo familiare. A perdere la vita gettandosi dalle scale nel tentativo di fuggire dalle fiamme è una donna di 53 anni originaria di Potenza. A scatenare il rogo potrebbe essere stato un cortocircuito. Una prostituta di 62 anni è stata uccisa nei giorni scorsi nel suo appartamento a Palermo con 11 coltellate. A dare l'allarme la figlia, ieri, che non aveva più avuto notizie della madre da martedì. I poliziotti hanno ritrovato il cadavere tra macchie di sangue secco. Per questo si ritiene che la donna sia stata assassinata già da qualche giorno. Nella notte sono stati ascoltati i vicini di casa e i parenti della donna. Almeno 11 persone sono rimaste uccise e un centinaio risultano disperse a causa di una frana che ha colpito un villaggio sull'isola di Giava, in Indonesia. La frana ha sepolto circa un centinaio di abitazioni dopo che negli ultimi 3 giorni forti piogge si erano abbattute sulla zona. Le squadre di soccorso sono al lavoro alla ricerca dei sopravvissuti. Si intitola Freddo, il nuovo singolo dal ritmo pop rock della band di Ponticino Telesplash, che vede la speciale partecipazione del concittadino Pupo. Il celebre cantautore conosce i 4 ragazzi da sempre e, divertito della collaborazione, di loro dice: «I Telesplash sono rock come me».